ipotesi relative all'origine della vita, come tendono le teorie attuali a spiegare questo ragionamento? Lei ha parlato di questo accorciamento che si cercherà di operare per realizzare in laboratorio questa sintesi proteine e DNA quasi in contemporanea, però dal punto di vista delle origini della vita, quali sono le teorie che cercano di, come cercano le teorie attuali di spiegare questo dilemma? Bene, prima di dare una risposta, volevo solo ricordarvi, giustamente Mario me lo faceva notare, che Craig Venter ha parlato di queste collaborazioni che ha in corso con questo istituto di Siena, che è diretto da Rino Rappuoli. Rino Rappuoli sarà qua uno dei più grandi, diciamo, infettivologi del mondo che abbiamo la fortuna di avere in Italia, anzi adesso ahimè non è molto più all'estero, tra l'altro recentemente è diventato membro della National Academy of Science negli Stati Uniti, quindi un nome di prestigio. Avremo a Bergamo Scienza, credo l'ultimo weekend se non sbaglio, e quindi magari avremo la possibilità anche a lui di chiedere cosa sta facendo con Craig Venter, così confrontiamo le due versioni e vediamo se sono veritiere. Prego Dani. Ma una delle domande che Gianvito ha fatto a Venter è: in questo lavoro hanno avuto più importanza le tecnologie o le idee? Domanda lucida, domanda limpida, ma le tecnologie non sono piovute dal cielo. Le tecnologie, le macchine, le procedure sono il prodotto di idee, anzi di tante idee, di un collettivo spaventoso di idee. Quindi la sua affermazione non fa una grinza, ma fa vedere come noi tendiamo a spezzettare, a anatomizzare la realtà. Tecnologie e idee, così DNA e cellula. Il rapporto è esattamente la stessa. La cellula l'hanno fatta dei DNA, il DNA l'hanno fatta delle proteine. Si tratta soltanto di guardare il momento in cui sto guardando. Io posso dire quello che verosimilmente potremo fare in futuro, accorciando i tempi della sintesi proteica, che è totalmente nella nostra possibilità. Cosa è stato all'origine? Non lo so. Lei ha citato il problema dell'uovo e della gallina, ma quello è il tipico problema senza capo né coda, cioè lo si fa apposta ai bambini per confonderli. In realtà sicuramente non è nato prima né l'uovo né la gallina, perché l'uovo è già una cellula complicatissima e la gallina è una macchina, dice qualcuno, per fare uova. Quindi all'origine probabilmente c'è stata una sintesi autonoma di DNA un po' per giusta posizione fortunata. E questo da solo non fa un accidente, niente. Se viene catturato al momento opportuno, nelle condizioni opportune, da un involucro, perché prima della cellula conta l'involucro, che è quello che deve proteggere il DNA dal resto, e pur non impedendogli di comunicare. Probabilmente un DNA, forse un RNA, più che un DNA, è stato catturato da un involucro e poi è successo qualcosa. Questo raccontato così ci sembra un miracolo. Ci sembra un miracolo se lo vogliamo fare in un giorno, in un anno, in un millennio, in un milione di anni. Ma siccome questo scherzetto ha richiesto qualcosa tipo 400 milioni di anni, probabilmente è stata tutta una serie di prove, prova, riprova, fallisci, perdi tutto, butta tutto e poi improvvisamente qualcosa è successo. Noi ci dobbiamo compiacere di esserci, cosa che probabilmente non era necessaria. Noi siamo gli eredi di questo colpo di fortuna e di tanti altri, per dire la verità. La fortuna fa parte della vita. La cosa interessante della vita, come ho sottolineato prima, è più la conservazione che il cambiamento, perché se nessuna delle prime cellule veniva conservata, noi non ci saremmo stati. Qualcuna è stata conservata, ha sopravvissuto per un po' e quindi poi è cambiata. Quindi non speriamo di capire in poco tempo come sarà andata, studiamo, perché è giusto studiare e cercare di capire, e lasciamo un minimo di porta aperta alle combinazioni, le quali tra l'altro la fisica ci insegna oggi che sono anche all'origine della materia inanimata, non solo della materia animata. Quello che è successo 13-14 miliardi di anni fa, cioè un po' prima dell'origine della vita, potrebbe
poteva succedere, probabilmente poteva non succedere. Questo è quello che sappiamo oggi. Dobbiamo farci tutte le domande possibili senza lasciarci scoraggiare dal fatto che qualche domanda resta sospesa, almeno momentaneamente. Mentre aspettiamo magari un'altra domanda, volevo dirti che la divisione tra tecnologia e idee l'hanno fatta i tuoi amici filosofi in maniera tale da dire che la tecnologia è cattiva e invece la scienza è etica, quindi insomma prenditela con loro, non con me. Scherzo, è un dibattito che io e Dado probabilmente faremo ancora per tanti anni. Prego, c'è una domanda là. Sì, premetto che non sono una specialista, quindi la domanda potrà sembrare ingenua, ma mi chiedo, una volta creata una cellula artificiale o un batterio con un DNA artificiale, che poi dovremmo inserire nell'ambiente per esempio produrre biocarburanti o cose simili, produrre cibo in modo più efficace, però da quello che ho capito in modo magari con tecniche diverse dall'utilizzo di OGM. Com'è possibile controllare poi questo batterio nell'ambiente? Una volta far partita la vita, una volta che la vita parte, è possibile controllarla fuori da un laboratorio o no? Ma non esistono domande ingenue, ma risposte stupide sì. Quindi io evito di darla, lascio a me mi dai la risposta stupida. Voglio dire, carino. Qui... No, cioè... allora io posso dare una mia risposta. Allora, un batterio, non so se lei lo sa, ma è un organismo molto semplice, nel senso che a parte i batteri a cui faceva riferimento Dado, che ce ne sono tantissimi, però questo è un batterio controllato, il cui DNA si capisce, è sintetico e difficilmente può subire delle modificazioni. Il batterio poi si divide in maniera, diciamo, una scissione cosiddetta binaria, cioè si divide in due e forma due batteri, ma è lo stesso da cui deriva, cioè il batterio non subisce quelle modificazioni genetiche che portano invece, che sono caratteristiche di vite, forme di vite più complesse. Quindi questo tipo di rischio io personalmente non lo vedo. Ma comunque non ci dobbiamo dimenticare... Aspetta che voleva magari aggiungere. È meglio non ridarglielo al microfono. Non crede che come è possibile che naturalmente ci siano delle modificazioni nel DNA naturale di un batterio, di una cellula, che ci possano essere delle modificazioni naturali di un DNA artificiale e quindi poi questo DNA artificiale vada fuori controllo? Ma noi queste modificazioni ne facciamo centinaia di migliaia ogni giorno in ogni laboratorio del mondo, questo è tipico della DNA. Sì, ma fuori dal laboratorio. No, ma voglio dire, se la cosa avesse causato dei problemi probabilmente saremmo invasi da batteri che ci fagocitano. Pensa al frumento. Esatto. Il frumento in natura non esiste. È un'invenzione, forse voi siete troppo giovani e non ve lo ricordate, ma una volta il frumento non esisteva il mais, non esistevano le fragole, non esistevano le ciliegie, l'uomo le ha create e le ha messe in circolazione. I nuovi costrutti, o fatti con la tecnica vecchia, o fatti con la tecnica nuova, in genere sono più deboli di quelli naturali, perché o qualcosa gli è stato tolto o qualcosa gli è stato limitato. Compreso i batteri che fa Venter, in una competizione in campo aperto perderebbero quei batteri naturali. Quindi qualsiasi cosa si produce bisogna stare attenti a non farla sparire, non stare attenti a non farla espandere oltre misura, perché come il frumento, se io non lo coltivo, non lo proteggo, non dissodo, dopo un po' non trovo più nulla, come io con un melo che fa le mele, se non lo curo continuamente, dopo un po' non fa un accidente più nulla, così anche le forme di vita, anche quelle sintetiche, bisognerà difenderle, non bisognerà difenderci da queste forme. Purtroppo è diffusa questa convinzione che le forme di vita sono onnipotenti e ci potrebbero soggiogare. È possibile, nella scienza tutto è possibile, ma un costrutto artificiale in genere perde nella competizione con i costrutti naturali. Questo è il concetto di fitness, cioè un organismo vivente deve adattarsi all'ambiente per poter sopravvivere. Una domanda là.
Buonasera. No, volevo fare una domanda su altri due programmi di biologia sintetica di cui sono a conoscenza. Conosco di nome, non personalmente, un ricercatore dell'MIT che si chiama Drew Andy, che cerca di costruire dei, lui li chiama biobricks, mattoncini biologici, cioè delle sorte di sistemi biologici modulari che poi dovrebbero essere assemblati come nel Lego per costruire eventualmente nuove forme di vita. Cioè, ci sono dei programmi di ricerca che cercano di andare anche al di là di Venter. Venter usa in ogni caso cellule. Ci sono persone, scienziati, che cercano di addirittura proprio di costruire la vita completamente dall'inorganico. Ho letto anche delle cose sulla creazione di protocellule, dove si cerca proprio di costituire anche la membrana fosfolipidica artificialmente, eccetera. Volevo sapere se che cosa pensavate di questi progetti, cioè se... No, è molto chiaro. Io lascio rispondere Dado, ma volevo solo dirle che questi sono esperimenti che si fanno da più di 50 anni. Il fatto di cercare di mettere insieme, diciamo, gli elementi essenziali per provare a creare una forma di vita più complessa è qualcosa che tantissimi laboratori nel mondo fanno con tantissime metodiche. Fatto sta che ad oggi non sono riusciti a ottenere nulla. Mai dire mai nella scienza, è possibile che un giorno questo succederà, però voglio dire, è una linea di ricerca ben chiara e ben stabilita in biologia. Venter è arrivato alla sua scoperta perché lui è uno che si occupa di genomica da sempre, quindi ha applicato le sue conoscenze, e qua rientra il discorso delle idee rispetto alla tecnologia. Lui non ha solo utilizzato una tecnologia, ma ha sviluppato una tecnologia, e quindi, tra virgolette, ogni scarafone bello mamma sua, ha continuato, diciamo, su questa strada, però non è l'unico, ovviamente. Dado. Ma non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Gianvito. Anche in Italia c'è un ricercatore che stava prima in Svizzera, che ora sta a Roma, che sta facendo degli esperimenti di questo tipo. Naturalmente costruire una cellula lo puoi fare in tante maniere: a pezzettini, trasformandola per strada come fa Venter, o addirittura rendendola virtuale, perché non ci dimentichiamo che ci sono progetti di virtual life, di creare la vita al computer. Se la vita la identifichiamo come informazioni in evoluzione, anche la virtual life è una forma di vita. Sono cose diverse che solo in parte hanno lo stesso obiettivo. In realtà Venter non vuole creare la vita sintetica, vuole creare una forma di vita che gli faccia comodo. Come byproduct, come prodotto collaterale, si è trovato anche a dimostrare che il DNA passato anche attraverso una macchina schiacciasassi può guidare una cellula. Ma il suo scopo non era quello di costruire una cellula, mentre invece lo scopo di questi progetti, che appunto, come ha detto Gianvi, hanno 50, forse anche di più anni, che sono cominciati in Russia negli anni 20, è quello proprio di costruire la cellula da zero. Ma in realtà perché vogliamo costruire la cellula? Fermiamoci un attimo. C'è un aspetto teorico di dimostrare che la vita non è misteriosa, e c'è un aspetto pratico di ottenere qualche cosa. Dal punto di vista di ottenere qualche cosa, probabilmente questi sono tutti tentativi senza molto senso. Dal punto di vista dell'avanzamento delle conoscenze e del pensiero, capire che cosa è effettivamente la vita e la sua perpetuazione, io lo trovo molto interessante. Comunque ci arriviamo, va bene. Se ci arriveremo, perché se è vero, mai dire mai, è anche vero che in biologia quello che sembra facile non lo si ottiene mai, e quello che sembrava difficilissimo si ottiene facilmente. Quindi tutti quanti è giusto che vadano per la loro strada, purché abbiano chiaro l'obiettivo, e questo vale nella scienza e vale nella vita. Pigliate la strada che volete, a patto che abbiate chiaro l'obiettivo che volete raggiungere. E anche se non lo raggiungete, non scoraggiatevi, ma continuate a provarci, perché poi non è così semplice. Altre domande? C'è una domanda qua. Prego. Buonasera. Nel dibattito iniziale avete sottolineato l'importanza del junk DNA, del DNA spazzatura, per quanto riguarda il genoma umano. Allora, io mi chiedo quanto sia possibile progettare a tavolino una cellula che contenga